Sì, è stata una partita in un bel ritmo blando, però l'unica cosa bella da prendere è proprio il passaggio del turno, perché poi per il resto si poteva fare anche meglio, però in alcuni gli mancava proprio il minutaggio, volevo vederli, volevo pesarli anche, che condizione hanno. Sì, di bello c'è anche che è esordito ragazzino con Casi, nel 2000, quindi ecco, qualcuno ha fatto anche bene. Sì, dopo, sai, nella globalità queste partite qui spesso si dice anche alla vigilia, vogliamo, tutti si prova, però per entrare e calarsi in una concentrazione bisogna anche fare meglio. Sì, non, perché la palla non girava velocemente, si smarcava male, non si è trovato gli spazi, ma forse non sono cercati in maniera determinata, spesso si perdeva palla banalmente. Sì, è stata, ripeto, una partita non bellissima, l'unica cosa che da tenere in conto è solo il risultato, poi la prestazione non è piaciuta neanche a me. Sì, qualcosa sì, perché qualcuno ha fatto una partita intera, così ho valutato le condizioni, qualcuno sta bene, qualcuno c'è ancora da lavorare tanto, e quindi è un esame che si fa anche a livello fisico, no? Di chi magari ha la possibilità di giocare, ha avuto la possibilità di giocare meno. Parliamo di taekwondo, sicuramente. Sì, anche Anthony, chiaro che deve aumentare il ritmo, deve aumentare l'intensità, se no si fa fatica. E quindi è tanto che ferma la prima partita che fa dopo, mi sembra, un paio di mesi. Quindi però ci vuole più, ancora forse è un po' indietro. No, è più di un allenamento, sono che giocato ha 820 minuti, quindi è più di un allenamento. Infatti, per quello ho detto che volevo anche valutare, sapendo che magari c'è anche il rischio quando metti tanti ragazzi che hanno giocato poco e metti insieme, è chiaro che è quasi impossibile che abbiano un ritmo elevato. Però l'avevo calcolato anche per far rifiatare chi ha magari giocato tanto di più. E quindi la strategia era stata quella. Non è che mi facevo prendere dal cambiamento che poteva esserci durante la partita. Sì, è vero. Eravamo un po' carenti prima, quando contavano nelle esecuzioni. Oggi, stasera, invece, sono stati bravi. Sì, ma lei, fra me e la squadra, prima, e lui, abbiamo parlato come facciamo quando, sanno che quando uno fa qualcosa che meglio evitare, passa la cassa, paga e poi chiede scusa. Lui l'ha fatto, sono cose che a volte capitano, ma non eclatanti come possono sembrare, però. Ma guarda, ti dico, sono contentissimo, perché al di là della partita, anzi, comunque è stato veramente bello poter rigiocare, soprattutto dopo un anno, perché comunque l'ultima partita l'anno scorso l'ho fatta a 30 novembre, quindi comunque avevo una gran voglia di giocare. Sono contento per come è andata, sono contento, dai, per tutto quello che è successo oggi, è stata veramente una bella giornata. E per il futuro non lo so, sai, quando comunque sei il secondo portiere, vivi molto alla giornata, sapendo di non dover mollare mai, sempre con la speranza che ci possa essere qualche spiraglio, però insomma è chiaro che è molto più difficile rispetto a avere la continuità di giocare tutti i fine settimana, ecco. Sì, sicuramente è stata una partita molto tattica, insomma ce lo immaginavamo che potesse essere questo tipo di partita. Infatti, se ci avete fatto caso, io non ho mai rinviato, anche dal fondo ho sempre giocato la palla perché loro comunque si abbassavano molto. È chiaro, poi quando sono rimasti in 10 ho maggior ragione, però insomma credo che era anche difficile perché insomma oggi eravamo tanti giocatori che non avevamo giocato molto, quindi insomma era anche la prima volta per qualcuno come me che andavamo in campo, quindi insomma non era proprio semplice, anche perché comunque è un derby e lo sentivamo pure noi, ecco. Ma sicuramente tutte le partite sono importanti, difficili e fondamentali per questo cammino. Quello che ti posso dire è che
come avete visto anche voi, comunque Lecce sta avendo un ritmo che è una cosa fuori dal normale. Noi abbiamo trovato, secondo me, la quadratura giusta, soprattutto nell'ultimo periodo, e ce la possiamo giocare, secondo me, tranquillamente fino in fondo. Però è chiaro che sabato avanti e poi venerdì con il Catania diventano, come tutte, delle partite fondamentali, ecco, perché non ci possiamo permettere di perdere altro terreno, ecco. Guarda, quello che ti posso dire è che negli spogliatoi mi hanno preso in giro, perché ho preso sul pallonetto, sul rigore, e quello che ho detto io, mi va bene di giocare tutte le partite in Coppa e prendere un pallonetto, però passare sempre il turno, perché ci metterei la firma, perché tanto l'importante alla fine è sempre vincere, ecco. Questo lo dovete chiedere a lui, non lo dovete chiedere a me. Non ti so dare una risposta. Sicuramente quello che ti posso dire è che abbiamo cercato, chi ha giocato come per primo, di dare il massimo e di fare il meglio per cercare di vincere questa partita, facendo le cose che ci ha chiesto lui. Poi è chiaro che non è stata una partita bellissima, e di questo ne siamo tutti consapevoli.